A dicembre quindi del 2017 è uscito questo articolo 18 quater che hanno inserito nella legge finanziaria, che prevede proprio questo, assicurare tutti i vari, quindi l'erogazione gratuita, tutte le varie cose che già abbiamo detto precedentemente. Allora, in Sicilia invece appunto abbiamo questa legge che è stata deliberata nel 2014, ma a parte l'erogazione che viene fatta dai preparati galenici magistrali, quindi vengono assicurati dovrebbero essere assicurati, cosa che non, al momento non succede in Sicilia. Possiamo andare avanti. Quindi sono quattro punti: monitorare il consumo, formazione di medici e farmacisti e attivare progetti pilota per il contenimento dei costi. Benissimo, questa legge nonostante esiste dal 2014, solo l'ASP di Ragusa, come dicevamo prima, che siamo andati anche a visitare, eroga gratuitamente la cannabis in tutta la regione, ma ad un numero limitato, veramente stretto, limitato, e ora, come sta dicendo Giuseppe, non ci saranno nemmeno già i medici che si occupavano di questo, e molti pazienti che sono già in cura, abbiamo avuto infatti molte segnalazioni che non hanno continuità terapeutica. Poi non è stato monitorato il fabbisogno, in quanto noi l'anno scorso a novembre ci siamo ritrovati tutti senza terapia, infatti per questo abbiamo fatto questa disobbedienza civile, perché nelle farmacie non si trovava più, ma in tutta l'Italia, non in Sicilia, in tutta l'Italia non si trovava più, quindi fino a gennaio inoltrato ci siamo trovati in queste situazioni, quindi molti si sono dovuti rivolgere al mercato nero o comunque hanno dovuto rischiare problemi legali. E poi non è partito nessun progetto pilota per la preparazione in Sicilia per la cannabis medica. Noi come associazione a gennaio 2018 abbiamo segnalato questa carenza di farmaci alla regione, e la regione ci ha risposto, può andare avanti, noi abbiamo fatto la segnalazione, ci ha risposto che comunque questa carenza di farmaco è dovuto a livello nazionale, che quindi loro potevano fare ben poco se non segnalare questa... Sì. Possiamo andare avanti. Noi abbiamo risposto ovviamente con la richiesta di un'apertura di un tavolo tecnico, ma per alcuni mesi non c'è stata nessuna novità, fino a che a luglio del 2018 abbiamo avuto questa bella notizia di questa istituzione del tavolo regionale per parlare dell'uso terapeutico della cannabis e via dicendo. Ora, questo è stato nella Gazzetta Ufficiale ad agosto, mi sembra che è uscito, benissimo, da agosto adesso ancora non è partito questo tavolo tecnico e non è stato nemmeno affrontato ancora l'argomento. No, mi pare che c'è il dottor, quello di... C'è un neurologo. Sì. Sì, che poi hanno sbagliato pure. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Non ne capisco, però sono trovato a visitare io, chissà perché, però scusa. Quando c'è bisogno, però mi chiamo. Vabbè, per constatare. Noi che continuamente sono stati non positivi. Vogliamo e non abbassiamo la guardia, quindi assieme continuiamo a fare richieste per quindi partecipare, visto che comunque nella comunicazione che ha fatto l'assessore della sanità ha detto che può accedere a questo tavolo tecnico chiunque ne fa richiesta. Abbiamo di nuovo chiesto di partecipare, perché noi siamo già presenti in alcuni tavoli tecnici regionali e abbiamo avuto da parte del ministro Grillo una risposta, perché abbiamo contattato facendo una lettera quest'anno dopo che sono arrivati al governo, e abbiamo avuto subito una risposta molto positiva dal governo, dobbiamo dire. Non siamo stati ignorati come l'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo scritto, se ricordate, alla Lorenzin, e ci avevano guidato in due righe praticamente, dicendo che le piante dovevano crescere, e l'avevano detto infatti anche nel servizio di Giuseppe. La Grillo invece appunto ha pure approfondito e ci hanno richiesto una relazione tecnica sulle criticità che noi come pazienti stiamo rilevando nelle varie regioni, e quindi
e abbiamo consegnato questa relazione chiedendo la continuità terapeutica, chiedendo pure in merito alla patente di guida, perché noi ci troviamo anche in difficoltà a livello di patente, perché comunque non ci sono ancora regolamentazioni per quanto riguarda la patente, come invece per dire con la morfina, con gli oppiacei, già è stato regolamentato abbastanza. Poi chiediamo di avere anche una certa controllo sulle analisi e le titolazioni dei migliori, perché abbiamo rilevato pure abbastanza criticità, alcuni ospedali non li forniscono, alcuni sì. E poi quindi le patologie, aumentare le patologie, di far attuare in tutte le regioni l'articolo 18 quater. E poi la ricerca, che è la cosa più importante secondo noi, e un'altra cosa importante è quella di regolamentare la cannabis light, che al momento non c'è una regolamentazione, c'è molta confusione in questo senso. Per il resto noi siamo a disposizione di tutti i malati per qualsiasi informazione, e ora stiamo organizzando appunto una raccolta fondi per questi bambini con la Dravet, Tourette e tutte queste patologie, e chi vuole aiutarci, chi si vuole iscrivere al nostro comitato, anche a costo zero. Grazie mille e buona giornata. Buona giornata a tutti. Scusate, ho sollecitato Mica Tosto perché lui lavora nel settore della coltivazione della canapa e della trasformazione per uso industriale, quindi magari solo due parole, so che è incompleto perché è un tema molto vasto, un'altra volta possiamo anche pensare di organizzarlo così come me l'aveva chiesto Andrea Bonanno, invitando delle persone che seguono solo la coltivazione, la trasformazione, quindi la fabbricazione di tessuti e tanti altri materiali. Quindi passo la parola a questo giovane ragazzo che... Grazie a tutti, sono Michele Tosso, sono un attivista di Epilogomo, in particolare sono andato nel movimento tramite il GDN Università, che è un grande serbatoio di conoscenze trasversali. Mi presento meglio, sono l'agronomo di Sicilcanapa, laureato in scienze agrarie e diplomato come perito agrario. Ho dedicato la mia vita a questa professione dell'agronomo e in particolare alla canapa, perché pianta ubiquitaria poi distrattata in tempi moderni. Volevo, non ho di preparato, in realtà il mio intervento è comunque più che altro un complimento alla serata, chi ha partecipato, e anche più che altro uno stimolo alla luminosità, che non è mancato stasera, ma voleva approfondire altre vie. Intanto un plauso ai pazienti che sono dei martiri, degli eroi effettivamente di questa società, perché per me è impensabile che nell'Unione Europea i pazienti debbano subire arresti, perquisizioni, torture, debbano essere marginati per provare una pianta, per usare una pianta che l'uomo usa da 10.000 anni, con usi accertati in migliaia di utilizzi diversi. Inconcepibile secondo me. Assolutamente. E sono degli eroi da applaudire senza dubbio. Un applauso allora, no? Assolutamente. Sì, c'è stata poi la Ripoll, assolutamente, è partito tutto negli Stati Uniti, la storia penso che la conosciamo. Mettiamo la plastica fuori legge, risolviamo. Esatto, è il petrolio fuori legge, direttamente. In realtà è il fatto che il potere di lobby non deve appunto prevaricare quello che è il potere popolare, quello che è il benessere comune, anche perché gli effetti anche sulla comunità in effetti sono visti. Le microplastiche che abbiamo per esempio nell'oceano sono il regalo di questa politica sconsiderata. Io comunque sto provando col mio lavoro a diffondere la cultura della canapa in Sicilia, stiamo facendo una produzione di qualità terapeutica, nel senso che parliamo di produzione bio, pur avendo un basso contenuto in THC, comunque abbiamo delle piante perfettamente adibibili al farmaco, infatti non tutte le patologie sono curate da un alto tenore di THC. Esistono alcuni casi, come per esempio l'effetto mio rilassante lo manifesta il CBD, quindi anche queste varietà light possono avere in alcuni casi un effetto anche più che nutraceutico, scolando quasi nel medico. Devo dire che è comunque un problema di mentalità. Qui in Sicilia noi abbiamo provato ad affidarci a alcuni produttori che tarati per produzione di ortive, di pomodori,
ci hanno fatto insomma penare parecchio per avere un prodotto che alla fine non era di qualità. Quindi io direi abbattiamo tutti i muri mentali che abbiamo, creiamo una nuova struttura, non badiamo gli schemi che abbiamo sempre avuto, perché la Sicilia è rimasta indietro. Questo è un rapporto ufficiale che lo dice anche al resto del Sud Italia. Se continuiamo così, ognuno per i fatti nostri, ognuno per la nostra testa, non andremo mai avanti. Lavoro di rete. Dobbiamo collaborare, fare rete, creare nuovi paradigmi, assolutamente. Adesso vi indico comunque una piccola curiosità sulla canapa. L'odore che voi sentite della canapa, gli odori che fa, non sono dovuti ai cannabinoidi. Ma dai terpeni? Dai terpeni, assolutamente. L'odore non ha nessuna correlazione con l'effetto psicotropo della canapa, ma sono le sostanze che troviamo nella buccia dell'arancia, nel lago di pino, nel mango, nella mela. Sono delle resine in realtà. Infatti la canapa light e la canapa normale hanno esattamente lo stesso odore. Quindi non fatevi ingannare da queste cose qui, questo è un altro tabù mentale totalmente da sfatare. E i terpeni fra l'altro contribuiscono ad un effetto che si chiama entourage, accoppiati con i cannabinoidi, che in effetti è sconosciuto. Va completamente riscoperta questa cosa, aprendo branche sconosciute fra l'interazione tra i vari cannabinoidi, che sono 120. Abbiamo il cannabigromene, il cannabidiolo, il cannabigerolo, l'acido cannabigerolico, ne abbiamo tantissimi. E finora abbiamo scoperto solamente e in parte gli effetti dei primi due, più importanti, e non conosciamo l'effetto entourage, la relazione che c'è fra i terpeni. Quindi abbattiamo i nostri muri, riabbracciamo 10.000 anni di storia, è entrata nella farmacopea cinese per la prima volta 10.000 anni fa. E io direi viva alla canapa, viva alla Sicilia, viva alla resurrezione della Sicilia in Europa. Bravo! Complimenti! Io non sono brava a parlare con questo robo. Si sente? Così? Vabbè. Allora, il meetup di Zafferana, io a nome del meetup di Zafferana ringrazio tutti, che nonostante le intemperie, questo tempo, siete venuti qua. E vi ringrazio davvero. Adesso un attimo la deputata Simona Suriano, il senatore Cristiano Anastasi e una mia carissima amica medico, dottoressa Regina Bellitti, vi salutano. Prego Simona. Grazie. Grazie a tutti. Io non sono un tecnico della materia, infatti sono venuta qui soprattutto per ascoltare. Ho partecipato in via... le margini in questa discussione, perché mi ricordo lavorando al Parlamento regionale, mi ricordo quando l'assessore regionale introdusse la legge per la diffusione dei farmaci a base di cannabis in Sicilia, e con Gianina Ciancio chiedemmo proprio che uso se ne faceva in Sicilia, risposta zero ancora, quindi siamo ben lontani. La Borsellino, sì, lo introdusse la Borsellino. Io trovo veramente questo argomento molto interessante, stimolante, e so che questo argomento non è nel contratto di governo, però è l'uso dei farmaci con la cannabis è già stata introdotta nel 2015, quindi è legge già dello Stato. E va sicuramente incentivata la ricerca, perché sì, è vero che ci possono essere effetti collaterali, è giusto quindi andare a individuare quelli che possono essere invece gli effetti positivi, se ce n'è, quanti ce n'è, quindi comunque secondo me è un argomento che va approfondito, analizzato ancora di più, e va stimolata la ricerca, perché sicuramente c'è anche molto pregiudizio da parte dei medici, della società. Io so di casi in cui è stato chiesto a pazienti che soffrivano per malattie oncologiche l'uso dei farmaci a base di cannabis per alleviare il dolore, ed è stato rifiutato, negato l'uso di questi farmaci. Quindi sicuramente c'è molto pregiudizio anche da parte dei medici, che va abbattuto, e quindi ben venga la ricerca, ben venga l'approfondimento della materia. Grazie. Buonasera, sono Cristiano Anastasi. Io mi occupo di industria, commercio e turismo al Senato, quindi
medicina alla commissione. Ho da raccontarvi semplicemente un episodio simpatico che mi è accaduto proprio un mese fa e riguarda proprio la cannabis. Un mese fa ero a Roma e mentre stavo sollevando qualcosa di pesante ho avvertito un dolore fortissimo alla schiena, ci soffro, e mi sono letteralmente piegato in due. A questo punto sono andato dal medico e gli ho detto: sì, mettiamo un po' di antinfiammatorio e poi una bella cura di 18 giorni di pillolone di questa dimensione, erano capsule. A che ho detto: io le capsule non le prendo, io sono sempre abbastanza restio a prendere medicinali, proprio ho preso l'antinfiammatorio sul momento perché proprio non mi potevo muovere. A che poi vado a Perugia e passo di fronte a un negozio dove c'era uno di questi negozi di cui ora l'Italia è letteralmente piena, che vendono cannabis. C'è la bella foglia della cannabis in evidenza, cannabis proveniente dall'Olanda, almeno così c'era scritto su questo negozio, e parlo con la titolare del negozio, quantomeno con la persona che era lì. Era una che praticamente, secondo me, si trovava di lì a passare, entrata alle cure lì come me, cioè non ne sapeva assolutamente nulla. Vabbè, comunque, siccome ne avevo parlato con un collega qualche giorno prima della cannabis, il risultato è che io compro una boccettina di olio, mi faccio io le dosi, perché praticamente questa signora forse si era fumata diverse boccettine prima che entrassi io, non capivo assolutamente nulla, e leggo anche cosa c'era scritto, cioè quell'olio che ho comprato sostanzialmente era un olio che non potevo né ingerire, non lo potevo neanche usare, potevo solo posarlo e metterlo lì come oggetto d'arredo. Questa è una cosa che già fa abbastanza preoccupare, quindi bisogna oggi essere veramente determinati, quasi proprio masochisti, andare a prendere qualcosa di cui praticamente il venditore non ti sa dire nulla, non ti sa dire che effetti ha, non ti sa dare le dosi, addirittura si sconsiglia sulla stessa condizione di prenderlo, quindi chiunque già avrebbe rinunciato. Comunque, siccome a me piace sperimentare, ho preso questa cosa. Effettivamente il giorno dopo, non so se è stato dovuto al fatto che mi ero preso gli antinfiammatori due giorni prima, anche se poi non ho presi più, non so se il motivo è questo, però effettivamente il giorno dopo mi sono letteralmente sentito meglio. L'ho preso per 7 giorni e poi non l'ho preso più, poi il dolore mi è passato per fortuna. Ora, al di là di quello che mi è accaduto, la morale di questa storia qual è? Attualmente veramente bisogna essere dei fuorilegge per andare a prendere qualcosa che potenzialmente potrebbe far bene. Il problema qui sta proprio a monte. Ancora non c'è una sinergia tra quella che è la legge dello Stato che dice guardate che la cannabis in queste forme vendute in queste forme, per queste patologie è qualcosa che può essere utilizzata. Quindi capisco anche la remora dei medici a somministrare questa pianta, o comunque a somministrare i principi attivi di questa pianta. Io per esempio ho assunto il CBD, che è proprio la parte che dovrebbe essere quella antinfiammatoria. Ora è il mio rilassante, assolutamente. Quindi io auspico che veramente parta l'input, parta se non dalla Commissione Europea, dall'Europa, parta comunque quantomeno dal Ministero, perché il Ministero, una volta che fa veramente delle leggi chiare, che raduna questi tavoli tecnici, finalmente ne potremo dare anche alle regioni un input positivo. Anche la regione stessa ha delle regole, la capisco, perché praticamente non sa se il ministero effettivamente la regione non è in grado di non è un organo medico essa stessa, ha bisogno di organi medici a cui riferirsi, di organi scientifici. Quindi io auspico che il ministero veramente dia l'input principale e che spero a breve si possano avere gli effetti positivi. Grazie. Grazie.